Ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa del Biancoverde. Siamo al numero 9. Come sempre lo analizzeremo insieme, ricordandovi che con il prossimo numero ci sarà il raccoglitore in omaggio. Carpe diem è la copertina. Basket in evidenza, Scandone pronta per Pistoia. Volley inizia l'avventura della Sidigas HS. Dame biancoverdi e rosa, parla Antonella, la moglie di Mariano Arini. Vi ricordiamo che all'interno ci sarà il poster di Pape Dia. Partiamo dalla rubrica Quelli di sempre, questa settimana dedicata al gruppo Irpini del Nord. Tifosi in festa, parla Fortunato D'Agostino, grazie al lupo ci sentiamo Irpini dovunque. E dunque l'intervista e le foto esclusive del gruppo Irpini del Nord. Ed ancora, il sommario con i contenuti e le rubriche a cura della redazione di Irpinia News. Iniziamo con il calcio Avellino. Siena Avellino termina 3-0 e Super Rosina a trascinare i toscani. E dunque la presentazione del match, le formazioni e la cronaca critica del match con il tabellino annesso. Continuiamo con le interviste del dopogara. Avellino, Rastelli, arbitri condizionati dalle lamentele societarie. Per il Siena è il tecnico Beretta a parlare. Avellino, squadra ostica e difficile. Ed ancora, Schiavon 3-0, risultato troppo forte e pesante. Continuiamo andando avanti e dando uno sguardo a quelle che sono le pagelle di Siena Avellino, che ricordiamo è terminata 3-0. Migliore in campo, Terracciano con un bel 7, peggiore Pape Dia con 5,5. Ancora la decima giornata del campionato Serie B Eurobet, il prossimo avversario Carpi e dunque la presentazione della gara, la gara con il Novara, dunque l'ultimo match disputato dal Carpi e la probabile formazione che il tecnico Vecchi potrebbe schierare contro l'Avellino di Massimo Rastelli. Andiamo avanti, passiamo all'intervista della settimana, questa volta dedicata all'ex allenatore dell'Avellino Giovanni Bucaro, che dice Zappacosta uno degli esterni più forti del panorama calcistico italiano. Passiamo alla rubrica L'opinione di questa settimana, dedicata al giornalista sportivo del Mattino Luigi Pisano, che dice tre sassate in pieno viso. Passiamo alla rubrica Dame biancoverdi e rosa, cura della collega Rosa Iandiorio. Parla Antonella, la moglie di Arini. Seguirei Mariano in capo al mondo. Vi ricordiamo che attraverso il codice QR potete risalire all'intervista integrale realizzata a casa Arini da Rosa Iandiorio. Dunque l'intervista e le foto esclusive della coppia. Ancora il basket Sidigas Avellino, Guelle Pesaro, cura di Antonio Pirolo. Vitucci sempre sconfitto alla prima, l'analisi del match e il focus sul prossimo avversario della Sidigas, Pistoia. Siamo alla politica, Ettore Zecchino, Forza Avellino, ma tifo LPA. Le foto dei tifosi biancoverdi allo stadio Partenio Lombardi e, come anticipato, il poster di questa settimana dedicato a Pape Ndia. Continuiamo con la politica, questa volta riflettori puntati sul presidente del Consiglio Comunale di Avellino, Livio Petitto, che dice diffondiamo la cultura dello sport partendo dalle periferie. Passiamo alla Sidigas HS, dunque al volley, stagione al via tra sogni e tricolore da riconquistare. Dopo il trionfo in coppa sarà l'anno della riconferma. E dunque vediamo che vi è l'approfondimento a cura sempre del collega Antonio Pirolo su tutte le avversarie della Sidigas HS. Passiamo alla promozione, girone C a cura di Claudio De Vito. San Tommaso in evidenza, coro unanime, gioventù e carattere, le nostre armi. Promozione Girone C, questa settimana il personaggio è Pino Guardabascio. Ariano, torniamo grandi. Ed ancora le pagelle della quinta giornata di eccellenza e promozione, impresa eclanese, punti d'oro per Forino e Vis Ariano. Siamo all'Avellino Rugby a cura del collega Andrea Rigione. Caliano dice gli investimenti fanno la differenza. Anche qui attraverso il codice QR potrete risalire all'intervista integrale del gruppo Avellino Rugby. E
Ed ancora Wolves Ospedaletto, Ze Filippo che dice spirito di gruppo, l'approfondimento sulla squadra, le interviste, anche qui attraverso il codice QR potrete risalire alle interviste integrali. Chiudiamo il numero 9 del biancoverde con l'Atletica, Landi vittorioso al secondo trofeo Torri e Torrenti con tutte le foto in esclusiva. Io vi ricordo che con il prossimo numero del biancoverde ci sarà in omaggio il raccoglitore, vi do appuntamento alla prossima settimana con la nostra rassegna stampa. Arrivederci.